Salve a tutti amici e amiche. Oggi vi propongo due interviste interessanti, quindi mettetevi comodi. Riguardano il conflitto in Ucraina. Ho beccato su Kiev Post tramite il canale X un'intervista con Christopher Stewart, pilota ed istruttore di F-16 dell'aviazione militare degli Stati Uniti, che ha parlato dell'utilizzo di questi aerei nei prossimi mesi. Nelle sue dichiarazioni ci sono stati dei punti importanti e quindi mi sono preso la briga di tradurlo e commentarlo insieme a voi. Poi analizzeremo le dichiarazioni nell'intervista al The Guardian del comandante in capo delle forze armate ucraine, Sirski. Almeno ho preso i punti chiave che possono darci una chiave di lettura del conflitto. Di tutti questi video vi passo i link in descrizione, quindi se siete un po' pratici con l'inglese e volete usare il traduttore automatico, potete almeno confermare quello che dico e dirmi e non dirmi che mi invento le cose. Perché sì, qualcuno nei commenti ha detto proprio così. Per tutti quanti invece che non considerano una guerra come una questione di tifoseria e slogan o cori da stadio, e che invece affrontano le cose con il sano beneficio del dubbio, vi ricordo che il vostro sostegno è fondamentale. Mi permette di andare avanti e continuare con questo lavoro. Quindi, se volete darmi una mano, basta iscriversi, lasciare un mi piace. Qui sotto, sotto il video, ci sono tutti i pulsanti di YouTube per sostenermi nella modalità in cui preferite. Quindi, non perdiamo altro tempo e iniziamo. In questa intervista, come ho anticipato, a parlare è Christopher Stewart, pilota e istruttore di F-16. Cosa più importante, è un istruttore nella stessa base in cui i piloti ucraini si addestrano e si sono addestrati oggi all'uso dell'F-16. La prima domanda che gli viene posta è come mai questo aereo è considerato così importante e versatile, insomma, cosa può offrire all'aviazione ucraina? Quello che già sappiamo, ovviamente, Chris risponde che l'F-16 è uno dei caccia più manovrabili esistenti al mondo, frutto di un programma di sviluppo dedicato a un caccia leggero negli anni 70 per integrare le capacità dell'F-15. È capace di utilizzare ogni tipo di arma presente negli assetti NATO, dai missili aria-aria fino a un'enorme varietà di armi aria-terra, dalle più semplici a quelle più avanzate e tecnologiche. Può trasportare anche dei sensori speciali, come il targeting pod per la ricognizione, il riconoscimento delle minacce, l'identificazione dei siti missilistici e poi può guidare bombe a guida laser o sganciare bombe autonome. Missili aria-terra, come per esempio gli AGM-88, possono essere lanciati sapendo a cosa si sta sparando in modo selettivo, avendo riconosciuto attivamente il tipo di sito missilistico, per esempio. Questa cosa, per esempio, i MiG-29 ucraini l'hanno già fatta, cioè li abbiamo visti lanciare gli AGM-88, però lo fanno letteralmente alla cieca, lanciano il missile confidando nel fatto che il missile poi si aggancerà in automatico su qualsiasi tipo di emissione radar. E seppure l'F-16 è stato progettato negli anni 70, nel corso dei decenni ha ricevuto continui aggiornamenti. È vero che insomma la cellula, il frame esterno è un po' datato, ma questo non vuol dire niente perché tutti gli F-16 sono identici, anche le versioni più recenti hanno la forma esterna rimasta invariata. Non è certamente un aereo che fa uso dei moderni supercomputer ed è stato costruito prima dell'arrivo degli aerei stealth. Ma comunque di suo ha una certa riduzione della propria firma radar, essendo di piccole dimensioni. È chiaro che non è un aereo di ultima generazione, ma è comunque un aereo che ha ricevuto importanti aggiornamenti. Gli ucraini infatti riceveranno una versione aggiornata, che ha molte delle novità più recenti e migliori, come un radar più aggiornato, e potrà utilizzare, fra le altre cose, l'ultima versione dell'AMRAAM, l'AIM-120D. E potrà utilizzare tutte le armi aria-terra più recenti a guida GPS e inerziale JDAM e le loro versioni con maggiore raggio d'azione. Tutte queste possibilità lo renderanno ideale per qualsiasi cosa gli capiti a tiro. Essendo un aereo molto diffuso, anche in Europa, potrà
manutenzione, parti e ricambi sono compatibili fra tutte le versioni esistenti. Insomma, è un aereo molto efficiente in generale, il che lo rende un vero affare per quello che ottieni. Ci sono altri aerei che sono altrettanto buoni, ma non sono disponibili, mentre 5.000 F-16 costruiti ad oggi sono disponibili, o almeno potranno essere disponibili anche in futuro e sbloccarsi per l'Ucraina. Bene, Chris ci ha detto la sua per quello che pensa dell'aeroplano, che è condivisibile, ma devo ammettere che l'upgrade del radar era solo una voce di corridoio per me fino ad adesso, però vedremo meglio di cosa si tratta. L'utilizzo dell'AIM-120D però è stata una sorpresa del tutto inaspettata, quindi questo cambia tutto. Però andiamo avanti, perché poi le conclusioni le vedremo dopo. La domanda successiva del presentatore è piuttosto azzeccata e chiede: l'Ucraina cosa spera di ottenere con l'F-16? Christopher Stewart risponde: beh, penso che ciò di cui parlano internamente è la superiorità aerea, ruolo primario di questo aeroplano, e che l'upgrade del suo radar specialmente può rilevare i Su-27 e i MiG-29 prima che questi possano vederlo, così come i Su-34. E a quel punto il missile AIM-120D ha un raggio d'azione che va ben oltre le capacità di qualsiasi caccia che i russi hanno. Superiorità aerea quindi in termini offensivi e difensivi del proprio territorio. Questa potrebbe essere il ruolo, la missione primaria dell'F-16. Però continua dicendo: spero che sia loro permesso di usarlo anche per fare consegne speciali, consegne aria-terra, soprattutto contro gli aeroporti in Russia. E lo spero, perché in questo ruolo l'F-16 può esprimere il suo maggiore potenziale distruttivo. Possono svolgere in sostanza qualsiasi ruolo. È l'aereo multiruolo per eccellenza, insomma, dall'interdizione a lungo raggio al supporto aereo ravvicinato. È un aereo molto versatile. Ci sono molte cose che possono fare, ma immagino che inizieranno con la difesa aerea per poi più avanti portarsi più avanti con gli attacchi aria-terra. Quindi, chiede l'intervistatore, quando confronti un F-16 con gli aerei russi più comuni, come il Su-27 e il MiG-29, cosa diresti? L'istruttore risponde: questi due aerei russi, almeno ovviamente parla del Su-27 e delle sue versioni più recenti da cui deriva, così come il MiG-29, quando confronti questi due aerei è un po' come paragonare un vecchio pickup degli anni 70 con una moderna Lamborghini e Ferrari. Lui tratta un po', descrive l'F-16 come un aereo molto più moderno rispetto alle controparti russe, soprattutto in termini di avionica e sistemi integrati, cioè non solo parla di prestazioni come una Ferrari rispetto a un pick-up, ma anche del fatto che su questa Ferrari ci sono, per esempio, le ultime tecnologie della Tesla o delle ultime Toyota, per restare in termini di paragoni automobilistici. Quindi qui c'è una bella domanda, ok? Fate attenzione perché l'intervistatore chiede: quindi tu, essendo stato un istruttore sull'F-16 e avendo addestrato anche i piloti polacchi sull'F-16, cosa rende l'addestramento su 16 così complicato? Perché non è proprio come pilotare un aereo diverso? Perché i piloti, anche con molta esperienza, devono sottoporsi ad addestramenti intensivi? Bene. Prima di leggervi la risposta, per quelli che mi conoscono e che hanno visto anche già altri miei video in cui ho trattato questo argomento sulla difficoltà che hanno incontrato i piloti ucraini nell'addestrarsi su 16, così come uno dei video più recenti in cui ho analizzato l'audio di un pilota russo colpito da un Patriot, qui la risposta di Christopher Stewart è molto interessante, ok? E lui dice: secondo il metodo occidentale e soprattutto sulla base della mia esperienza, l'aeronautica americana ha una mentalità diversa. Le persone provenienti dal blocco dei Patriot
dei paesi ex sovietici, dell'ex Unione Sovietica, che sono addestrate secondo lo stile di volo sovietico, sono abituate ad essere controllate da terra passo per passo. Mentre sul 16 o su qualsiasi altro aereo da caccia che sia integrato nelle forze aeree NATO, non esiste una cosa del genere. La persona responsabile è il pilota di se stesso e prende le decisioni per se stesso. È chiaro che poi ci sono delle gerarchie, per esempio è il leader della formazione, il pilota della coppia, il leader della coppia a prendere certe decisioni e a dare delle indicazioni. Questo non significa governarli a bacchetta o usarli come delle marionette. Qui fa l'esempio della four ship, cioè la formazione a quattro dita, a quattro elementi, in cui c'è il leader che, in poche parole, è il responsabile di due, tre, quattro. Però poi la formazione deve essere suddivisa in due, perché c'è uno e due, dove uno è il leader di due, poi ci sono tre e quattro, dove tre è il leader di quattro, quindi sono due coppie. La disciplina del combattimento aereo in stile occidentale fa sì che il leader governi l'intera squadriglia e i leader delle due coppie si coordinino per sviluppare delle tattiche di combattimento. Magari un giorno farò un video dedicato a queste tattiche, però stiamo parlando di qualcosa di molto più complesso che dire al pilota vira a destra, vira a sinistra e vadi i missili a destra e vadi i missili a sinistra. Insomma, questo è un modo molto poco professionale, ma di questo ne ho parlato proprio nel video sull'audio del pilota russo che vi consiglio di vedere. Lui stesso dice, Christopher Stewart dice, ho sentito delle comunicazioni, radio, trasmissioni dirette ai piloti russi di MiG-29 e gli è stato detto di virare a sinistra o a destra quando un missile è stato lanciato verso di loro. Questo è impensabile nel cockpit di un F-16, dove ogni pilota prende le sue decisioni da solo in questi casi. Per questo motivo direi che la maggior parte dei piloti in Occidente impiega circa 3 anni per arrivare a questi automatismi, a questa autonomia di pensiero e di azione almeno. Quindi gli si chiede, non è solo un problema allora di piloti, si tratta anche poi di logistica, di supporto, assistenza ausiliaria che l'F-16 richiede. Da questo punto di vista, Stewart minimizza perché dice che molte delle parti degli aerei potranno essere riparate anche in paesi che hanno queste logistiche pronte, come Polonia, Romania. Quindi, per quanto riguarda la manutenzione, lui pensa che non sia un problema così grande, ma un problema minore. Una cosa diversa, invece, è che molti degli aerei russi che hanno utilizzato gli ucraini fino ad oggi sono progettati per operare su campi e piste semi-preparate, piste che non sono proprio pulite, per intenderci. Il MiG-29, per esempio, può chiudere le proprie prese d'aria per affidarsi a delle fessure sul dorso alare da cui cattura l'aria, e questo lo fa per evitare di ingerire terra e pietrisco durante la taxi, durante i rullaggi, per esempio. L'F-16 invece è molto più delicato da questo punto di vista, con la sua enorme presa d'aria vicina al suolo, è letteralmente un aspirapolvere, quindi richiederà che le piste siano in perfette condizioni per poter operare. Molti hanno detto che arriveranno gli F-16, che quando, scusate, arriveranno gli F-16 in Ucraina saranno l'obiettivo primario dei russi, che cercheranno immediatamente di distruggerli. Quindi gli si chiede cosa si può fare per limitare questo pericolo. E lui risponde: penso che l'aeronautica ucraina stia già lavorando sulla cosiddetta dispersione, quindi hanno già dei piani per non parcheggiare gli F-16 tutti insieme nello stesso posto ogni giorno. E quindi andranno anche in aeroporti diversi, faranno una rotazione. Un'altra cosa che possono fare, per esempio, è che gli aerei, gli F-16 che stanno arrivando dalla Norvegia, dal Belgio e dai Paesi Bassi e Danimarca, hanno già dei dispositivi di frenata particolari che gli permetteranno di fare atterraggi molto corti e quindi potranno usare, per esempio, le autostrade come piste provvisorie.
E questa è una tattica già sviluppata da decenni e molto nota in quei paesi da cui arrivano questi F-16, che è stata molto ragionata e pensata proprio perché questi paesi temevano un'invasione russa durante la Guerra Fredda. Insomma, utilizzare le autostrade era già nelle corde di questi aerei ed è qualcosa che l'Ucraina sta già sviluppando, su cui ci sta lavorando. Un'altra cosa che faranno gli ucraini è costruire più hangar corazzati ovunque, se necessario, per tenere al sicuro questi aeroplani. E questo è quanto. Quindi, questa è un'intervista al nostro istruttore di F-16. Quindi, che devo dirvi? Sono parole sue, mi sono limitato a tradurle oggi, ma devo essere onesto con voi. Mi ha fatto molto piacere sapere che non sono l'unico a pensarla così e che siamo arrivati praticamente alle stesse identiche conclusioni. Ora, su alcune cose però ho le mie idee, cioè F-16 è vero che è un aereo magico, insomma, conoscendo la sua storia e il suo sviluppo, è veramente fantastico, ha un'interfaccia unica che aiuta tantissimo il pilota. Sistemi ed automatismi sono formidabili e il pilota non ci mette così tanto a impararli. Una volta imparati quella decina di tasti che servono per governarlo, che sono tutti disposti fra la manetta e la cloche, è un po' il lavoro di un pianista, no? Si tratta solo di imparare i movimenti necessari, perché poi per tutto il resto è veramente molto, molto intuitivo. Mentre confermo che il lavoro di coordinazione di cui parla Stewart, se non hai già quella forma mentis, diventa un po' difficile, ma non è detto, nel senso, no, si può cambiare. È chiaro che è un percorso lungo e richiede anni di esperienza. Quindi, secondo me, questa intervista è molto interessante. Penso che le cose più importanti sono gli upgrade di cui parla, che bisogna essere onesti, non sono fantasmagorici come intende. Voglio dire, le versioni che gli ucraini riceveranno in sostanza sono gli F-16 AM Block 15 MLU. Il frame è chiaro che è quello di una delle prime versioni del 16, ma come ho detto, poco importa, perché alla fine tutti i 16 sono fondamentalmente identici gli uni con gli altri, anche gli ultimi prodotti. Mentre l'avionica, il radar, le cose importanti sono state aggiornate per portarlo quasi quasi alla capacità di un Block 60. Il radar in particolare è l'APG-66V2A, che rispetto alla versione iniziale è 7 volte più veloce nelle scansioni e ha 20 volte più memoria grazie alle nuove funzioni digitali. Fu usato come aggiornamento indispensabile proprio per la flotta di Belgio, Danimarca, Norvegia e Paesi Bassi. È certamente un ottimo radar, però è chiaro, non è un moderno array digitale come per esempio quello di un Eurofighter, per intenderci, che sarà tipo 200 volte più potente. Però, per paragonarlo alle capacità del radar di un MiG-29 va più che bene, anzi, il radar del 16 è nettamente superiore di quasi il doppio come capacità. Mentre non sarei così sicuro che possa battere così tanto le capacità del Su-30, Su-35 e anche il Su-27 che hanno dei grossi, grossi radar, anche piuttosto potenti. Però, come si dice, le dimensioni contano e infatti più l'aereo è grande, più è visibile. Un Su-27, un Su-30, un Su-34, un Su-35 sono tutti enormi aeroplani, bestioni, che il radar del 16 può rilevare anche a distanze molto oltre le sue capacità dichiarate. È normale, non è che il radar arriva a un certo punto e si ferma, non funziona più. Più è grande l'oggetto che scansioni, più lo rilevi lontano, da lontano, e questo è il discorso. Altra cosa importante è che a sentire questo istruttore lui dichiara che i 16 riceveranno gli M120D. In questo caso, se questa notizia è vera, è una tragedia per l'aviazione russa. Perderanno a dozzine di aeroplani quando opereranno gli F-16, perché è un missile che è uno dei più moderno missile americano, che ha qualcosa come 160 km di raggio, ha una no escape zone che ha voglia a girarti indietro e scappare, non ce la fai, quindi è paragonabile quasi a un Meteor europeo. Insomma, stiamo parlando di uno dei missili più forti del mondo, insomma, è tanta roba.
Non so se credere o meno a questa notizia, onestamente detto fra noi, ma se anche così non fosse, la versione precedente dell'M120, la C, è comunque una bella bestia da oltre 120 km di raggio. È lo stesso missile che è equipaggiato dagli F-22, per intenderci, quindi è un missile che ha più capacità di gittata rispetto al radar dichiarato dell'F-16 che loro utilizzeranno. Comunque, per fare le dovute precisazioni, con il termine superiorità aerea non bisogna esaltarsi troppo, cioè non significa letteralmente, ma i piloti da caccia e gli addetti ai lavori con questa designazione classificano un tipo di aereo o di lavoro che svolge, diciamo così. L'F-16 è un caccia da superiorità aerea in Ucraina, si può dire. Questo significa che nominalmente, se ce ne sono abbastanza in volo e tutti armati, potrebbero impedire che qualsiasi aereo ostile o missile possa violare il loro spazio aereo. Ok? Cioè, caccia da superiorità aerea significa che può fare quel ruolo, ma non è detto che ci riesca. Ora, per capire di cosa sto parlando, vi faccio un esempio, perché per mia disgrazia sono finito accidentalmente nel canale di un certo Andrea D. Non faccio il nome, non faccio il cognome per intero. In cui in uno di questi video parlava di superiorità aerea e ha dimostrato di non sapere minimamente di cosa stesse parlando. Infatti, ha fatto una grande confusione fra supremazia aerea e superiorità aerea, che sono due cose molto diverse, si intendono in modo diverso e ci sono facili, diciamo, misunderstanding. Al momento l'Ucraina non ha la supremazia aerea sul proprio territorio. I russi non possono andare, nel senso, intendiamoci, i russi non possono andare e venire a proprio piacimento sul territorio ucraino perché comunque ci sono i sistemi di difesa missilistici, i cosiddetti scudi missilistici. Però questo non impedisce ai russi di lanciare ondate di missili da crociera o bombe da al di fuori dello spazio aereo ucraino. Ok? Quindi l'Ucraina non ha la supremazia aerea perché non riesce a impedire questi lanci da fuori del suo territorio. Quindi in teoria, schierando dei caccia che hanno la capacità di fare superiorità aerea, in teoria questi piloti ucraini potranno tirare dei bei missili a lungo raggio contro questi piloti russi al di fuori dei loro confini, quei piloti russi che cercheranno di avvicinarsi. E onestamente me lo auguro, perché diciamolo, lanciare bombe a muzzo su villaggi e centrali elettriche o missili da crociera contro ospedali pediatrici, come dire, è una vigliaccata che merita un bel missile come risposta. Ok? Quindi spero che questi F-16 faranno passare la voglia ai piloti russi di alzarsi in volo. Comunque, per concludere questo discorso sull'intervista a Christopher Stewart, abbiamo avuto alcune conferme di quanto già si sapeva. E quindi, per quelli che non credono alle mie parole e mi accusano di fare propaganda, eccovi qui l'intervista a un istruttore di F-16, che questo spero vi abbia convinto, oppure no, chi se ne frega. Comunque, per passare alla seconda parte, come vi ho anticipato, c'è un'intervista a Sirski, comandante in capo delle forze armate ucraine, che fra le altre cose ha parlato proprio degli F-16, quindi prendiamo le sue parole per incrociare queste due fonti con l'intervista all'istruttore e per capire cosa c'è di nuovo. Nell'intervista Sirski ha dato molte informazioni su quali saranno i piani futuri del comando ucraino e sulle informazioni di intelligence che hanno raccolto ad oggi sull'avanzata russa. Nel primo punto si chiede a Sirski quando l'Ucraina utilizzerà gli F-16. E lui ha risposto che conosce la data, ma non può rilevarla per motivi strategici. Non ha potuto parlarne in modo dettagliato. Ma appunto, in linea generale, ha affermato che gli F-16 non verranno utilizzati in prima linea, ma per rafforzare la difesa aerea, concentrandosi nell'intercettare e distruggere i missili da crociera russi. Non esclude però che colpiranno bersagli terrestri in futuro, pur restando a più di 40 km dalla linea del fronte, a causa del rischio di essere abbattuti. Ora, questa dichiarazione bisogna prenderla un po' sui generis e vi spiego perché. Un aereo da combattimento non si impiega per
in prima linea, cioè non è come un carro armato o un battaglione di fanteria, non funziona così. Per utilizzare un aereo qualsiasi in prima linea devono esserci i presupposti per farlo, vuol dire che deve avere campo libero, non devono esserci antiaeree, spalleggiabili, nessun sistema di difesa. Quindi nì, nel senso bisogna prendere le cose un po' per quello che sono operativamente. In prima linea è chiaro ci sono scudi missilistici, non è che vai avanti come nei videogiochi e ti confronti con la caccia avversaria. In questo momento su tutta la zona di confine ci sono sistemi missilistici, ci sono i piloti con le contraeree, con gli spalleggiabili. Tutta la zona è la zona di attrito, è una zona contesa che può estendersi in modo molto variabile in base alle ore del giorno, alla presenza o meno delle unità, e può estendersi in altezza, profondità ed estensione, quindi è variabile. Quindi dire che i 16 non voleranno in prima linea non significa molto, tantomeno tenerli a 40 km, che sono praticamente 25 miglia, qualcosa del genere, che per un 16-25 miglia sono niente, 3 minuti di volo. Cioè, può lanciare un missile a 40 miglia di distanza, vi lascio intendere, sono 80 km. Però quantomeno possiamo leggere questa dichiarazione come una sorta di atteggiamento prudente nell'utilizzo di questi aeroplani, ed è una cosa che condivido, voglio dire, è la cosa più saggia da fare. Quindi sì, potranno tranquillamente intercettare i grossi missili da crociera e, perché no, lanciare anche dei bei missili contro i bombardieri che lanciano questi missili da crociera quando ne capiterà l'occasione. Oltre a questo, restare a 40 km dal fronte non gli impedisce di colpire tranquillamente qualsiasi cosa al suolo con armi devastanti ad ampio raggio, in un raggio di oltre 60 km dalla linea contesa. Questo sì. Ma andiamo avanti. Nella domanda in cui gli si chiede se l'esercito ucraino conosce i numeri dei soldati e unità russe schierate in campo, Sirski ha risposto: la forza di invasione russa originaria di 100.000 uomini è cresciuta fino a 520.000, con un obiettivo di 690.000 entro la fine del 2024. I russi hanno un vantaggio di 1 a 2 o 1 a 3 nell'equipaggiamento. I carri armati russi raddoppiarono da 1700 a 3500. I sistemi di artiglieria sono triplicati. I veicoli corazzati da trasporto truppe sono aumentati da 4500 a 8900. Alla domanda per cui si vocifera un assalto nella zona a sud di Zaporizhia, Sirski risponde: se dovesse accadere, saremo pronti. Possiamo dare loro una buona risposta. Gli è stato chiesto anche quali sono stati gli obiettivi raggiunti dalla Russia fino ad oggi, cosa ha ottenuto fino ad adesso. E lui ha risposto che non hanno ottenuto nessun progresso significativo nella cattura delle principali città, seppure la prima linea è lunga 3.700 km, con combattimenti attivi su una linea di 977 km, che equivalgono al doppio della lunghezza del confine fra Germania e Francia. Qual è invece il ratio di vittime russe? A questa domanda ha risposto che le vittime del Cremlino sono 3 volte superiori a quelle dell'Ucraina, addirittura superiore a questo ratio in alcune aree. E poi continua: per noi è molto importante salvare le vite dei nostri soldati. Non difendiamo le rovine fino alla morte. Non è importante per noi adesso raggiungere obiettivi ad ogni costo o lanciare uomini avanti inutilmente in un tritacarne come fa il Cremlino. L'Ucraina utilizza i droni in modo molto efficace e sta sperimentando robot terrestri per la consegna di munizioni e l'evacuazione delle vittime. È stato istituito un nuovo comando di sistemi senza pilota. Da un punto di vista strategico faremo di tutto perché le forze russe saranno costrette a ritirarsi completamente dai porti della Crimea. Il nostro obiettivo è distruggere, per esempio, il passaggio di Kerch, ma Sirski ha rifiutato di dire quando ciò potrebbe accadere, anche se, detto fra noi, i segnali di questo attacco ci sono tutti e probabilmente avverrà in modo
avverrà molto presto. Ha continuato poi dicendo che esiste un piano per riconquistare la Crimea, annessa da Putin nel 2014. Faremo tutto il possibile per raggiungere i confini riconosciuti a livello internazionale dal 1991. Dobbiamo vincere per liberare i nostri cittadini che si trovano nei territori occupati e che soffrono. Cosa farà l'Ucraina per reclutare nuovi soldati? Gli si chiede. E lui ha risposto: trovare rimpiazzi per i soldati caduti e feriti è una sfida urgente. L'età di leva è stata recentemente ridotta da 27 a 25 anni. Sarà possibile una vittoria? Penso che bisogna essere molto, molto coraggiosi per dire quando. Facciamo di tutto perché ciò accada. Semplicemente non c'è compito più importante per noi adesso. E questo è quanto, signori miei. Penso che queste dichiarazioni possano darci una chiave di lettura in antitesi con quello che propone il Cremlino, ovviamente. Devo essere onesto che alcuni passaggi della sua intervista mi sono sembrati piuttosto realistici e asciutti, opinione personale però, eh. È chiaro che è il comandante in capo delle forze armate a parlare, non può sbilanciarsi, e le sue parole comunque hanno anche un peso strategico sul morale dei suoi uomini e non bisogna anche escludere il loro peso diplomatico e strategico in generale. Quindi, amici, per oggi è tutto. Spero che queste due interviste vi siano piaciute, le avete reputate interessanti. Fatemi sapere, ovviamente, nei commenti cosa ne pensate. Come sempre, un abbraccio. Alla prossima.